Ecco una di queste penne vintage di 80 anni fa, in celluloide, molto belle, con un pennino meraviglioso, fabbricate però veramente, veramente prima della Seconda Guerra Mondiale. Quindi praticamente il sistema di caricamento è, è a levetta. C'è una levetta, c'era una levetta che agiva so, sopra una, una, una stanghetta interna di acciaio flessibile, che andava a, ad agire sopra una pompetta. Quindi dentro c'era questa vescichetta che, appunto, con l'azione della levetta, come gli esperti sanno, premeva, faceva sì che potesse questa azione eseguita con la levetta, potesse riempire questa, questo serbatoino in gomma. Allora, quando io ho comprato questa Minerva alias Omas, il pennino era sporco, incrostato. Però l'ho smontato, l'ho pulito. Anche il conduttore l'ho pulito da un inchiostro che era lì da mezzo secolo, forse più. Sicuramente più. E quindi, essendo un pennino in oro, il pennino è tornato nuovo, fiammante, splendente non era danneggiato, era in buone condizioni, però quando sono andato ad aprire la penna per, per controllare la parte interna, la parte del caricamento, ho trovato non questa gommino, questa pompetta, questa vescichetta qua. Questa è nuova. Ho trovato una vescichetta che ormai era diventata come vetro e come l'ho toccato è andata in mille pezzi. Cioè si era veramente seccata, polimerizzata, non lo so. Quindi ho tolto tutte queste scorie, tutti questi residui bellici e ho acquistato una pompetta nuova su internet. L'ho montata con la colla, però sono rimasto fregato, sono rimasto deluso. Perché? Perché questa, questa vescica dopo, dopo qualche giorno non ha funzionato più, non, non ha l'elasticità rimane sempre mezza mezza cioè dovrebbe avere una elasticità tale che quando la, la levetta non esercita più la pressione e ritorna nello stato di riposo questa dovrebbe gonfiarsi e riempirsi di inchiostro mentre invece rimane tutta quanta mezza mezza non, non ha proprio non ha proprio diciamo eh, assolutamente la, la forza per tirare l'inchiostro adesso voi vedete che magari un, leggermente sembra che abbia una certa elasticità ma perché non c'è diciamo un inchiostro che deve succhiare ma se questa sta sotto dentro l'inchiostro non riesce proprio a tirarlo su quindi devo cambiare modo devo cambiare sistema e non è che la cosa mi dispiace il di, sistema di caricamento non è che la cosa mi dispiace più di tanto perché questo sistema antico così è stato abbandonato perché è un sistema che non è veramente un bel sistema per, per le penne stilografiche tant'è vero che oggi abbiamo altri sistemi altri sistemi di cui sappiamo che quello del converter è il migliore cioè la cartuccia e ancora meglio il converter è il migliore di tutti ho trovato un converter quindi un bel converter moderno da poter che entrerebbe qua dentro quindi entrerebbe converter, penna, entra tutto. Il problema è unire il converter e, diciamo, alla penna. Allora, per prima cosa, sistemiamo questa levettina. Quindi, metteremo una goccia veramente piccola di diciamo grillato Dovremmo mettere. si conta fino a 10 premendo sembra che non balli più minerva marca depositata e adesso passiamo alla parte più impegnativa allora abbiamo lasciato perdere il discorso di tutte le colle ma abbiamo trovato che con una cartuccia della penna stilografica LAMI, prendendo questa parte qua, da qua a qua, quindi, ecco qui, questo, e quindi. tagliando anche di qua, qua entra benissimo a pressione, quindi non c'è bisogno di colle perché l'inchiostro sicuramente da qua non, non uscirà. Praticamente abbiamo tagliato il converter e lo infileremo nel pezzetto che esce fuori della, della cartuccia della lami che abbiamo tagliato il, la parte superiore della cartuccia della lami quindi uniremo questa, questo converter tagliato con questa parte della della lami con della colla incrociamo le dita Togliamo il eccesso di gola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 giriamo un po' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 io direi di, di provarla allora, proviamo innanzitutto a vedere come se la cava in questo senso si sì, rimane bello attaccato quindi fino a qui andiamo bene adesso carichiamo Carichiamo. Lo proveremo Ah, che bella. Che meraviglia, questa Minerva torna a sorridere. Minerva, prima qualità: 14 gradi, 5:5: prima qualità. Minerva. Armando Simoni, Armando Simoni o i suoi colleghi, erano tutti bravi. Armando Simoni è il mio preferito.